Buonasera, in studio Massimo Bonella. In apertura vogliamo ricordare Susanna Crispino, tra le prime agende rosse e tra coloro che hanno costituito la scorta civica Palermo, morta prematuramente a soli 28 anni. Si era laureata in giurisprudenza con lode e aveva un grande sogno nel cuore, diventare magistrato seguendo le orme di Paolo Borsellino. Giunga un abbraccio affettuoso e colmo di dolore alla famiglia di Susanna in questo momento di grandissimo sgomento da parte della redazione del sito 19 luglio 1992.com insieme a Salvatore Borsellino, a tutti i gruppi delle agende rosse. Naturalmente ci associamo anche noi di Radio Saiuz TV, Pianeta Oggi TV e gli amici di Antimafia 2000. I giovani come Susanna Crispino sono delle persone uniche, con idee, con forza, volontà, con spirito di missione. Rappresentano, credo, l'ultima spiaggia per un futuro migliore, per un paese libero da ogni forma di criminalità e morte dei giusti. Susanna è scomparsa troppo presto. Ed ora, per le altre notizie, in studio Rosario Moreno, a cui cedo subito la linea. Segna stampa di oggi 10 marzo 2018, cari amici, questa è la seconda edizione e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Iniziamo subito con la lettura degli articoli di questa seconda edizione. Elezioni 2018, Gustavo Zagrebelsky dice: questo voto è una rivolta contro la politica oligarchica. Il giurista e presidente emerito della Consulta ha detto: hanno voluto rinviare di un po' il Red Rationem, ma alla fine è arrivato, è per via democratica. I 5 Stelle sono la risposta a chi ha gestito la politica come affare riservato. Ma nessuna struttura, neanche quella di Di Maio, è immune dal rischio di essere fagocitata dal sistema. Piero Ostellino è morto, addio all'ex direttore del Corriere della Sera, guidò il quotidiano di via Solferino dal 1984 al 1987. La notizia della morte compare sul sito del Corriere. Convinto liberale e garantista, aveva fondato il Centro Einaudi di Torino ed era stato corrispondente da Mosca e da Pechino. Contrastò sempre lo statalismo dirigista. Molise, il grande rifiuto di Antonio Di Pietro, il centro-sinistra lo voleva governatore dopo il cappotto elettorale del PD e declina. L'ex leader dell'Italia dei Valori aveva incassato l'appoggio del centro-sinistra, compreso quello di Liberi e Uguali e di liste regionali, ma a 2 settimane dalla scadenza delle liste, dopo il tracollo di voti per il PD del 4 marzo, arriva il passo indietro. Non sarà l'ex PM a salvare la situazione. 'Ndrangheta ha arrestato l'ultimo latitante della cosca Pesce, 26 anni, ma già considerato un reggente. La direzione distrettuale antimafia e la polizia lo cercavano dal 4 aprile 2017, quando è sfuggito al provvedimento di fermo e alla successiva ordinanza di custodia cautelare in carcere emessi nell'ambito dell'operazione Recherche contro boss, affiliati e prestanomi della cosca Pesce. Pescara, 29enne ucciso, la madre su Facebook scrive: maledetto killer, guardati le spalle, comincia la caccia. Proseguono le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri, 29 anni, trovato senza vita nel fosso Vallelunga alla periferia sud della città. Sul posto trovate impronte di scarpe e pneumatici. Oggi l'autopsia. Con questo è tutto, cari amici, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione.